sulla forma, sapete che il pastore della chiesa olandese non poteva venire, che aveva una riunione, però ha detto che ci vuole questo saluto, quindi è con noi anche lui. Quindi si sta unendo per tutte le professioni a favore di questo obiettivo che può coinvolgere tutti nelle nostre differenze. Avevo per lei un'altra domanda, avvocato, però la mia supplica è di stare più umile. Accanto alla strategia del referendum abrogativo c'è quella dei ricorsi giudiziari, e la stessa strategia che è usata dopo il concetto, adesso il precedente c'è, quindi te ne possono essere più ceteri, un tribunale già mandato la consulta, in un minuto, cosa volete la consulta, quali sono i motivi più forti di legittimità? C'è speranza eventuale? Se la consulta si avviene in principio, cioè nella sentenza 1/2014, sì, solo che la Corte Costituzionale è cambiata, non solo per gli ultimi tre, ma l'ha cambiata anche prima. In diverse sentenze continuo a dire che i principi riguardano solo la decisione del Parlamento, non si applicano alle elezioni dei consigli regionali, non si applicano alle elezioni dei comuni, non già delle sentenze che hanno tirato fuori. Noi speriamo comunque di mandare alla Corte Costituzionale tutti e 14 i motivi che abbiamo individuato. Il primo di questo vi voglio parlare, perché è sulla procedura di approvazione, qualcosa di analogo a quello che ha detto il professor Pace sull'emendamento Cocianci, qui invece è un emendamento Esposito. E poi qualcosa di ancora più grave, c'è stato un voto di fiducia su tre articoli alla Camera dei Deputati. Quando c'è un articolo chiaro della nostra Costituzione, articolo 72,4, per le leggi elettorali, in materia elettorale e costituzionale, si adotta sempre il procedimento normale. E la compianta Presidente Iotti, nel 1980, di fronte a aver posto un voto di fiducia su una legge che non era una legge costituzionale, fece adottare questo modo che diceva: quando c'è il voto di fiducia si apre un procedimento speciale come più normale, tant'è che l'articolo 116 si trova nella terza parte del regolamento. Perciò la cosa era chiara. Come era stato anche chiaro la mancanza di precedenti, perché è vero che è stato votato un voto di fiducia con la legge Truffa, ma fu dichiarato verbale dal Presidente, allora Paracone, che questo non costituiva precedente. Infatti Paracone ha dovuto dimettersi dal Presidente del Senato per aver fatto questa cosa. E questo è un precedente. L'altro ancora più inquietante è quello dato voto di fiducia sulla legge elettorale quando fu approvata la legge Acerbo, quella famosa del listone che dava chi superava il 25% il 66% dei seggi. Questo è uno dei motivi principali. L'altro l'ho già detto prima, è il premio di maggioranza che riteniamo abnorme e soprattutto sempre più abnorme attraverso questa ipocrisia del ballottaggio a cui le liste che vanno non è richiesto una sola minima in seggi o in voti per accedere al ballottaggio, che è lo strumento che poi dà il premio di maggioranza. Il trattamento poi delle minoranze linguistiche, perché noi ne abbiamo 10, alcune molto superiori ai tedeschi dell'Alto Adige e ai francesi dell'Alto Adige, basta parlare dei figurani e dei sardi, che non hanno un regime che tuteli queste popolazioni. Grazie, avvocato. Quindi adesso questi atti, magari più banali, attività, questo metodo di avvocati stanno andando, già uno è andato, un fascicolo, una consulta, quindi nei prossimi mesi potrebbe capitare che possa arrivare una decisione. Bisogna tenere d'occhio le date, le procedure, le scadenze, perché ci sono due dinamiche che viaggiano in parallelo, la consulta che potrebbe intervenire prima del referendum, ma intanto poi probabilmente ad ottobre c'è il referendum costituzionale, che è legatissimo anche alla legge elettorale, e alla decisione sulla legge elettorale. E poi c'è la possibilità
grazie alla sua pazienza. Io, caro lei, apro questa domanda, questa cosa, mi piacerebbe sentire la sua riflessione sul metodo e sul contesto. C'è lo spirito costituente, idoneo a un cambiamento della Costituzione così profondo, così massiccio, con gli italiani che la maggioranza non lo sanno, con un Parlamento ridotto in questo stato pietoso, addirittura di legittimità sostanziale e così via. Prego. Ecco, io non stavo a dire che cos'è la filosofia della persona, come mi aveva lanciato prima di piccare. Però cominciavamo a fare la domanda, ma perché i miei colleghi filosofi di tutta Milano non sono tutti qui su questa sedia dietro? Qui dovrebbero essere, perché non ci sono? E vi spiego perché sono sconcertati, magari qualcuno c'è, allora venga e parli, e si qualche. La Costituzione di una Repubblica è la sua idea. I filosofi si occupano di idee, ma vi rendete conto di quello che stanno facendo di questa idea? Stanno trasformando questa idea in un sgangherato contingente e totalmente, come posso dire, effimero programma politico. Questa è la cosa mostruosa. Quando dico dell'idea, dico anche che la Costituzione, come l'abbiamo imparata, diciamo, era scritta in una lingua degna dell'idea. Voi avete tutti sentito parlare, come dire, delle manomissioni linguistiche che hanno svincolato, diciamo così, questo programma di riforma costituzionale. Non dico soltanto da qualunque forma, diciamo così, di etica, e dopo vi dirò cosa intendo per questa parola, ma comunque forma di logica, oltre che probabilmente anche di grammatica. È una scrittura, e se io leggo quello che si dice qui sull'articolo 70, la più prima versione delle nuove parole, e la più attuale, e 432 parole scritte, come dice il professor Baranesi, esattamente come un decreto mille proroghe, con dentro 35 richiami interni, cioè è esattamente ciò che il cittadino normale non può capire. Allora, risposta invece alla domanda di Ricca. Prima di tutto un filosofo si chiede che cos'è una cosa, per esempio lo spirito costituzionale, che cos'è. Io credo lo spirito costituente, piuttosto. Io credo che lo spirito costituente sia fondamentalmente la convinzione profonda e condivisa che la politica politicante deve trovare fuori di sé i suoi limiti e i suoi vincoli in un, diciamo, chiamiamolo qui, recinto di regole all'interno delle quali soltanto una dialettica politica è degna di questo nome. E quindi c'è una bella differenza tra questo recinto, fra le norme fondamentali che lo definiscono e, diciamo così, l'agenda politica di una parte. E proprio per questo, no, che ben citato dalla diceva, il governo non ci sia quando l'Assemblea discute della Costituzione. Precisamente perché, ecco, non credere che la politica di parte, giustamente come la politica è, nella sua quotidiana dialettica, diciamo così, debba essere limitata da regole che hanno appunto un valore universale perché ideale, quindi non contingente e non appiattito sulle convenienze politiche dell'ora. Chi non crede questo, evidentemente non è in grado di distinguere, diciamo così, un'idea di politica come arte di governare una cosa pubblica con ragione e giustizia, sia pure all'interno, diciamo, della scala di priorità che la propria convinzione, il proprio progetto
la propria parte consiglia, e che cosa? È semplicemente l'arte di conquistare e conservare il potere. Perché se non c'è il recinto delle regole e se non c'è in qualche modo questa condivisa convinzione, beh, allora veramente in linea di principio, beh, questo però non lo dico parlando di questo o quel governo, lo dico citando una frase che fu di Agostino: senza queste regole di fondo, niente in linea di principio distingue più a un governo legittimo da una banda di briganti. Se spirito costituente vuol dire questo, allora governo costituente è un circolo quadrato, è una contraddizione in termini di un governo costituente, è la riduzione a un progetto politico di quadro, peraltro molto effimero e anche fondamentalmente sbagliato, è di quella che era l'idea che tiene insieme la nostra cosa pubblica, la cosa pubblica. Grazie, professoressa. Questo intervento ha apprezzato molto, ha apprezzato moltissimo, vediamo alla necessità di esserci anche delle forze intellettuali di questa città. Una città con una molta università, un'accademia, una vita creativa, culturale, straordinaria, ma questo è l'appuntamento fondamentale, è qui che bisogna essere. Quindi la domanda della professoressa, mi meraviglio che gli altri non ci siano, ecco, chiamiamoli a venire, perché dove si parla di idee, gli intellettuali devono esserci e prendere una posizione molto chiara, o sì o no in questo caso. E allora io ormai ho fatto un brevissimo momento di un saluto che devo portare. Abbiamo invitato con un riguardo una persona straordinaria che abbiamo tutti, ci ha detto che non posso vedere come non la sento in questo momento, però sono con voi e sarò con voi, vi porto il saluto di Dario Fo. A proposito di intellettuali, invece ci sono e sono sempre stati. Sta per girare quel foglio con gli indirizzi mail, adesso lo facciamo girare in sala, mettete il vostro indirizzo, nome e cognome, e poi vi raggiungiamo con le vostre informazioni. E adesso Marcello Scipione, se vuoi concludere la chiacchierata del professore, ti lascio ancora un momento. La domanda per te, la domanda per Marcello Scipione, che è qui tanto perché ci fa molto piacere che sia qua con noi, ma anche perché inizialmente Maurizio Landini aveva dato la sua lesione, la sua presenza, questa sera con un impegno lo ha tenuto lontano da Milano, ma Scipione è degnissimo sostituto del suo segretario nazionale. Allora, la domanda per Scipione, qui in rappresentanza della FIA, intanto la FIA c'è per quale motivo, è una riflessione, uno spunto, se mi permetti. È una tendenza generale che vede non soltanto nella materia costituzionale, ma dentro la carne viva della società, dei diritti sociali, questa della concentrazione del potere e della diminuzione delle mediazioni, della rappresentanza e dei diritti, e quel tutto richiamato dal presidente Lampi sul discorso iniziale. Attenzione che a maggio del 2013 la banca d'affari, appunto, come ci ricordava il presidente Cenati, è trovato un documento: le costituzioni del sud Europa sono un pericolo per un processo di integrazione europea. Perché? Da una parte perché sono troppo garantiste nei confronti del mondo del lavoro, che hanno esecutivi deboli nel rapporto con il Parlamento. C'erano altri punti, guarda caso 3 anni dopo ci troviamo con le leggi che sono state nel frattempo approvate. Con pochissimo no, sono dei fatti, poi ognuno può portare su questi fatti la sua riflessione. Ma c'è un secondo, la tua qual è?
spiego la ragione per la quale la Bibbia non è qua stasera, che non è un dettaglio, insomma, non è che devo portare, che devo giustificare nessuno, però la sua assenza ha una spiegazione che è molto pertinente con alcuni temi che dobbiamo trattare oggi. Stasera è stata convocata d'urgenza una riunione a Roma, insieme alla CGIL di tutti i segretari generali, per fare il punto rispetto ad alcuni impegni che dovranno caratterizzare appunto la CGIL nei prossimi mesi, rispetto alla presentazione di una legge di iniziativa popolare sui diritti del lavoro, sul nuovo statuto dei lavoratori a seguito dello scempio che ha compiuto il governo Renzi in questo ambito, e anche sull'opportunità di presentare una serie di referendum abrogativi su temi importanti del Jobs Act a partire dall'articolo 18 e altre questioni. Quindi questo per informarvi di quello che sta avvenendo anche dentro la CGIL, che sta avviando una sua riflessione, una sua anche pratica a breve, che incrocia temi che sono affini, diciamo, alla discussione che stiamo facendo questa sera. Perché? Proprio per riportare la domanda, io penso ci sia un filo rosso tra i diritti sociali, il diritto del lavoro e la Carta Costituzionale. Questo lo disse in un modo molto chiaro nel 1970, quando si affermò che finalmente con lo Statuto dei Lavoratori la Costituzione repubblicana antifascista entrava a pieno titolo, varcava a pieno titolo i cancelli delle fabbriche. Questo legame è un legame che si percepisce, e non è un caso che oggi accadano tutta una serie di cose, a partire dalla cancellazione di importantissimi diritti fino ad arrivare allo sfregio della nostra Costituzione attraverso quello che è stato brillantemente descritto dai giuristi e da chi mi ha preceduto, da Cenati. Il tema è proprio come è nata la nostra Costituzione. È stata scritta anche col sangue dei partigiani che hanno combattuto e di chi anche nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche, ha resistito per primo al fascismo. Quindi quel filo rosso è profondamente legato ai diritti di chi lavora. Io ho potuto assistere di persona ad una concomitanza di queste cose, di questi fatti, quando recentemente noi della FIOM abbiamo dovuto ricorrere alla Corte Costituzionale per far valere dei diritti negati, in questo caso non a caso dal più importante gruppo industriale del paese, che ha tentato di cancellare la rappresentanza sindacale liberamente espressa dai lavoratori in Fiat. E lì è stata la Corte Costituzionale che ci ha difeso, è stata la Costituzione repubblicana che ha difeso il diritto del lavoro, che nel frattempo era stato quasi completamente cancellato. Quindi questo legame è un legame che farà schierare sicuramente tutti quelli che vivono di lavoro e farà soprattutto avere un'attenzione particolare di quelli che vivono del proprio lavoro su questi temi. Chiaramente dovremmo avere noi la capacità di presentarlo come un tema degno, un tema che deve essere assolutamente discusso, quello dell'integrità della Costituzione come elemento di partecipazione, come elemento di distribuzione del potere, appunto. E questa concentrazione di potere che viene a determinarsi a seguito di questa riforma per noi è un pericolo. Mi veniva chiesto appunto come si può vivere, come si può percepire una cosa di questo tipo, soprattutto c'è un legame con quello che avviene nel mondo dell'economia. Io penso proprio di sì, e il richiamo a quella famosa raccomandazione di J.P. Morgan è inquietante, cioè che il mondo finanziario, una delle più importanti banche d'affari, arrivi a dire che le costituzioni nate dalla resistenza sono un ostacolo al libero sviluppo degli affari, perché poi di questo stiamo parlando, perché l'economia è un'altra cosa. Questo è un tema che ci deve interrogare tutti, e quindi la difesa della Costituzione, la difesa della qualità della democrazia
democrazia in questo paese, la difesa dei diritti sociali a tutti i livelli, a partire dai luoghi di lavoro, sono temi fortemente interconnessi che ci devono far fare questa battaglia tutti insieme, e tutti insieme possiamo vincere. Grazie. Però la maggioranza della, quindi
chiusura che ti dà queste risposte che ci dà. Vuole che prenda la mattina a domande di pensi? Comincio! Paraffrasando una frase detta durante la rivoluzione francese, dove
Questo è una cosa che dovrebbe essere ben chiara. Tutti quanti noi siamo per dei governi stabili, ma ci sono anche dei buoni governi, perché un governo che non governa bene dovrebbe complicare l'instabilità, prima se ne va, meglio è, perché è un po' la cosa. La Corte Costituzionale ha detto appunto che la governabilità è un obiettivo costituzionalmente legittimo, però non ha dato il principio della rappresentatività. Si vuole avere un sistema più stabile, bastava adottare un sistema elettorale maggioritario. Dice, ma perché non si fa con la nostra Costituzione, pure lo consentirebbe? Perché un sistema maggioritario impone di conquistare uno per uno la maggioranza dei collegi. Invece noi abbiamo un sistema stabilissimo di tipo cervo, perché il nostro è un sistema proporzionale, perché teoricamente se una lista supera il 40% vengono distribuiti, anzi supera il 50%, cosa che è possibile, vengono distribuiti i seggi senza bisogno di nessun premio di maggioranza. Però noi vogliamo un sistema proporzionale con premio di maggioranza, cioè è una contraddizione proprio nei termini. A mio avviso la stabilità deriva tra l'altro da una norma semplicissima, se ci crede, quello che c'è in Germania, la sfiducia costruttiva. Non puoi far cadere un governo se non ce n'è un altro pronto come maggioranza. In questo non c'è bisogno di cambiare nessun tipo di legge, però occorre anche un comportamento. Nei paesi scandinavi, quando la socialdemocrazia ha perso la maggioranza assoluta, ha continuato a governare con governi di minoranza, perché là è politicamente inconcepibile che si faccia un governo unendo i voti della destra con i voti di qualcuno più a sinistra del Partito Socialdemocratico. Da noi invece in ben due occasioni abbiamo avuto questa convergenza di voti. L'altra questione è che la governabilità non può essere imposta. Abbiamo fatto l'esempio nei ricorsi che se va a votare meno del 50% degli aventi diritto significa che tutte le proposte di governo in campo non piacciono. Però non vedo perché devono essere imposte da un meccanismo elettorale. Faccio un esempio che è assurdo, ma però per dire come funziona la nostra legge. E se ci sono delle assurdità vuol dire che c'è del marcio in Danimarca, no? C'è del marcio in Italia. Pensate a una situazione teorica in cui vanno a votare tutti i cittadini, astensione zero. E tutti i cittadini, però il 90% di questi cittadini scrive sopra, fa delle schede nulle, cioè dicendo il Presidente del Consiglio non mi piace. E vota a favore del Presidente del Consiglio soltanto il 10%. Con l'Italia quel 10% ha il 55% dei seggi del nostro Parlamento. Cioè, vi rendete conto che questa roba c'è qualcosa che non va in questa legge. E questo è un esempio, ma insomma, ce n'è un altro, la lunghezza del Parlamento. A me è venuto un timore tremendo, sempre collegato alla mia crisi religiosa, che se dobbiamo incaricare Boschi e Renzi di rispettare i 10 comandamenti, minimo ne vengono fuori 12, perché bisogna allungare il brodo come la Costituzione, e poi le norme sarebbero così fatte. Articolo 5 comandamenti, non uccidere salvo che si tratti di legittima difesa, che però non deve essere putativa o per salvare la vita dei tuoi cari. Poi quello non desiderare la donna d'altro. No, non te la donati a meno che lei sia molto infelice, il marito la picchi e tu ti proponi di sposarla dopo averla desiderata. Ecco, questo è un altro dei tanti esempi come si può